Buonasera, salve. Buonasera. Salve, penso che non ci siamo mai incontrati. Mi presento, no. Sono Max. Io sono... No, non importa che me lo dica, io la ringrazio davvero, è gentilissimo, ma io ho un sesto senso eccezionale. Pensi, io soltanto fiutando le persone riesco a capire che lavoro possono fare. E sicuramente lo indovino anche con lei, scusi, scusi. Prego. Secondo me lei è il titolare di una grande azienda. Fuochino. Fuochino. Allora lei è il boss di un'industria importantissima. Fuocherello. Fuocherello. Allora, quindi di più. Allora lei è il boss di una ditta fantastica che fa prodotti gelatine per i capelli. Acqua. No, no all'acqua, roba chimica, proprio roba chimica. Roba di sicuro, anzi, totalmente chimica, di quella che buttate l'anidride carbonica nell'aria a impestare il mondo intero, perché tanto a voi, delle persone normali come noi, non ve ne frega niente, le bene gli schiantino tutti, quelli poveri come noi, perché a voi, i ricconi, non ve ne frega niente di nessuno. Max. Ci ho dato. Diciamo che lei è passato dal fuoco. Sì. Al fuocherello, all'acqua, sì. Fino a giungere a una sostanza di colore un po' più scuro, diciamo con una densità un po' diversa, ecco, non proprio profumatissima. Ha detto Max. Max, io Max. Max, me lo ricorderò. Max. Max, ma sei impazzito. Perché? Non lo sai che è lui? No, non lo so. È il capo del personale, dottor Catania. Lui? Sì! Il dottor Catania! Dottor Catania! Allora ho capito come è la sostanza! L'è marrone! Mi dia qualcosa di forte. Max! No, sì, sì, sì. Io sono... Non mi interessa assolutamente, io lo volevo fermare subito, rifacciamola perché ha fatto veramente già cacare. Grazie. Sì. In maniera...